Ferrotramviaria investe in un nuovo parco treni sulla tratta Bari-Barletta con destinazione aeroporto Carlo Wojtyla. 5 nuovi mezzi di ultima generazione e degli 11 che andranno a completare nel tempo il rinnovo della flotta sono già pronti per l'uso e questa mattina sono stati presentati alla stampa nella stazione di Bitonto. Si tratta di elettrotreni Alstom 104 dotati delle più evolute ed efficaci soluzioni tecniche attenti all'ambiente e al risparmio energetico. Sono treni che sono fatti con materiali riciclabili al 95%, quindi molto molto innovativi. Hanno un consumo di energia minore del 30% rispetto a quelli precedenti, ma poi hanno un contenuto tecnologico che li pone al top dell'innovazione. Faccio un esempio, hanno l'internet on board, che sui servizi regionali non è scontato, hanno il people counter per monitorare i numeri di passeggeri che salgono a bordo, hanno un sistema del condizionamento che percepisce e capisce il numero di passeggeri che sono a bordo e si adegua automaticamente per risparmiare energie. Hanno 32 monitor per informazione al pubblico, ai passeggeri, cioè sono treni estremamente nuovi. Oggi ne abbiamo più di 200 in servizio commerciale, uguale a questi, in servizio commerciale in Italia, quindi un treno oggi affidabilissimo. Diciamo che sono treni estremamente tecnologici, oltre, come potrete vedere, avere dei conforti di marcia avanzatissimi. Sono treni estremamente capienti, portano 528 persone, 8 posti per biciclette, quindi insomma diciamo che è un salto di qualità notevolissimo. In questo momento sono in linea 5 treni su una fornitura complessiva di 11 elettrotreni, entreranno tutti in servizio entro il 2026 e andranno a sostituire la flotta dei precedenti ELT, sempre di costruzione Alstom, costruiti negli anni 2000. Quindi con questi 11 treni l'età media della flotta di ferrotramviaria si abbassa in maniera assolutamente significativa. In questo momento la linea di ferrotramviaria è una delle più avanzate dal punto di vista tecnologico, il traffico è gestito attraverso un apparato centrale computerizzato multistazione, sempre di costruzione Alstom. Questi treni sono attrezzati col sistema SCMT e predisposti per il sistema RTMS, che è il sistema più avanzato in questo momento in fase di installazione sulla rete nazionale, e quindi l'evoluzione futura è che tutto il sistema ferroviario passi al sistema RTMS. Ferrotramviaria e la Regione Puglia proseguono dunque nel loro impegno di alzare il livello di qualità del servizio di trasporto offerto. Stiamo mettendo in campo quella programmazione di investimenti che include anche il rinnovo della flotta dei treni. Sicuramente rappresenterà un miglioramento della qualità dei servizi. Tra l'altro stiamo guardando anche alla sostenibilità ambientale, perché sono treni costruiti con materiale riciclabile al oltre il 90%. Consumano il 30% in meno di energia e tra l'altro stiamo sostenendo anche una mobilità ciclopedonale, perché hanno la possibilità di avere a bordo 8 biciclette e con le apposite rastrelliere, quindi veramente è un passo avanti nella mobilità collettiva.